Buonasera a tutti e grazie per essere venuti all'inaugurazione della mostra collettiva Linguaggi dell'Arte. Questa sera presentiamo tre artisti, come sempre, internazionali. Abbiamo in mostra il nostro artista Yu Chuan con tre opere inedite e nuove e nella prima sala principale. Nella seconda sala abbiamo l'artista Sosuke Onoike, giapponese, anche lui con opere nuove di recente realizzazione, mentre nella terza sala abbiamo l'artista spagnola Jennifer Carey. E a questo punto passo il microfono alla Virginia, la quale, meglio di lei, nonché nostro critico d'arte ormai da diverso tempo, che fa le presentazioni puntualmente mensilmente, che presenterà tutti gli artisti e le loro opere presenti qui questa sera. Passo il microfono a Virginia Bazzecchi Gannucci Cancellieri. Grazie. Buonasera a tutti. Oggi il titolo della mostra che Angela e Riccardo, art director e proprietari della galleria, vi vogliono presentare è Linguaggi dell'arte. Linguaggi dell'arte è una mostra che vuole offrire la possibilità di osservare indirizzi stilistici e linguaggi diversi. La prima artista che vorrei introdurvi è Jennifer Carey, che trovate appunto, come vi spiegava Angela, in questa sala. Jennifer Carey è un'artista inglese che però ormai risiede a Madrid da lungo tempo. In effetti l'artista ha affermato che fin dal primo momento è rimasta suggestionata dalla luce, dai colori e soprattutto dalla vivacità e l'umanità di un paese come la Spagna. Jennifer Carey è un'artista anche estremamente poliedrica. Oltre all'amore per l'arte, nei suoi quadri si combina l'amore per la passione per la musica, in particolare la musica jazz, e anche per il proprio lavoro. Infatti Jennifer Carey è una fisioterapista e, come afferma la stessa artista, il suo lavoro gli ha in qualche modo insegnato ad apprezzare il valore della vita e soprattutto gli ha insegnato ad apprezzare, a godersi ogni piccolo istante che ci viene donato. Ecco, quindi questo è il sostrato dalla quale trae continuamente nutrimento la sua fertile vena creativa. Fertile vena creativa che origina le opere che potete osservare in questa sala. Sono tutte opere che vorrei farvi notare proprio la capacità dell'artista di riuscire a fissare nell'arte che è più materiale possibile, ovvero l'arte plastica, le impressioni più immateriali, emozioni e pensieri. Ecco, quindi questo è il mio intento per questo artista. Se osservate, le opere sono tutte realizzate modellando plasticamente o ritagli di giornale, come nella serie qui dei Bassotti, o modellando fili di metallo. In particolare in queste ultime opere l'artista realizza strutture semplici, quasi nude, scevre di dettagli. Una ricercata quindi semplice ma elegante, un'elegante semplicità che in qualche modo, in un certo senso, può suggerire a un primo impatto una fragilità dell'essere legata un po' alla consapevolezza di un domani incerto, ma allo stesso tempo però scaturisce in una esuberante vitalità e gioia di vivere, quella di cui appunto parlavo prima, che nelle opere dell'artista è ben evidente, ad esempio in questa palpabile urgenza creativa. Oppure se osservate nelle linee sinuose ma sempre scattanti e dinamiche, così come nella stessa vitalità emanata dai soggetti. Quindi Jennifer Carey è un'artista che paradossalmente riesce a dare spessore e forma ad emozioni e pensieri, cosa molto difficile a mio parere. Invece una ricerca linguistica e tematica completamente diversa è quella che si può apprezzare nelle opere di Susuke Onoike. Susuke Onoike è un artista giapponese, ma oltre ad essere pittore è anche un samurai. Vi faccio questa piccola annotazione perché in realtà nelle sue opere è possibile apprezzare ancora parte di quel fascino e dell'essenza di un paese che oggi vive ancora di valori tradizionali e rituali. Pensate alla cerimonia del tè, all'investitura appunto a samurai.
e anche gli stessi soggetti dell'artista. Se notate, sono tutte nelle opere, sia qui che nella parete di fronte a me, sono tutte figure, delicate figure femminili avvolte nei tradizionali kimono. Il kimono è un indumento tipico del sollevante, ma a differenza dell'abbigliamento occidentale, alle volte un po' più succinto e attillato, che però a noi piace, il kimono invece vuole dare, non esalta le curve del corpo, ma esalta la grazia del portamento, l'armonia e la delicatezza del gesto. In effetti queste figure femminili hanno un potere di fascinazione che non è usato in maniera maliziosa o istigatrice, ma come simbolo proprio di una casta e soave sensualità, una bellezza quasi sussurrata che potete cogliere nei piccoli cenni, nei gesti delicati, così come nei dolci sguardi schivi di queste timide figure femminili. Tra l'altro vorrei anche sottolineare l'abilità proprio di quest'artista utilizzare un supporto complesso come la seta. In effetti ogni dipinto è realizzato su seta. Non solo, a ciò si aggiunge anche la capacità di manipolare materiali diversi. Ad esempio qui l'artista utilizza e crea questi bagliori grazie alla foglia d'oro, quindi riesce a contemperare elementi anche diversi. Dunque un artista dove elementi tipici della pittura giapponese, come ad esempio il disinteresse verso la ricerca, una ricerca prospettica, l'utilizzo del chiaroscuro o la predilizione verso una linea sinuosa che spesso sostanzia le figure. Vedete, qui le figure sono spesso definite e determinate da un contorno nero. Ecco, questi elementi tipici della pittura giapponese vengono combinati e miscelati con l'originale cifra stilistica dell'artista, che potete rintracciare nella grande raffinatezza, nell'armonia compositiva, ma anche nelle veramente straordinarie delicatezze cromatiche. E ora passiamo all'ultimo ospite nella mostra Linguaggi dell'arte. È Yu Chuan, che potete apprezzare le opere nella sala d'ingresso. Yu Chuan è un altro esponente della cultura orientale, ma le sue ricerche, ancora una volta, tematiche e formali sono completamente diverse da quelle di Suske Onoike. Bene, Yu Chuan è un artista che indubbiamente ormai è ben affermato nel panorama internazionale. Le sue opere sono raccolte da numerosi collezionisti sia della Cina che da numerose parti del mondo. È un artista che è già stato ospite altre volte della galleria, ma stasera vi vogliamo proporre delle opere inedite, dei nuovi lavori dove l'artista mostra una linea di continuità sia tematica che tecnica rispetto alla produzione precedente. Dal punto di vista tecnico e formale, il punto forza è indubbiamente questo connubio tra la tecnica occidentale della pittura ad olio con gli antichi insegnamenti cinesi. Quali sono gli antichi insegnamenti cinesi? Beh, sicuramente è la grande importanza conferita al gesto, un'esaltazione proprio della prestezza esecutiva, cosa che qui in Occidente sì, viene considerata importante, ma come dicevo prima, sono più importanti altri elementi. Quindi, prima di tutto, il gesto. Ecco dunque, infatti, se osservate bene questi dipinti, non c'è dietro una ricostruzione plastica. Come nascono? Nascono da vere e proprie esplosioni di magma colorato che scorre libero sulla tela e forma queste sorte di delicati rivoli di sfumature cromatiche che poi l'artista rimodella con questa gestualità pittorica estremamente fluida. L'effetto, beh, lo potete apprezzare da soli, è un effetto di grande leggerezza e dinamicità. Vi invito ad osservare anche dipinti qui su questa parete, dove c'è la corona proprio di fiori. Vedete, osservate il movimento che l'artista riesce a dare e anche questo effetto di grande leggerezza. Dunque, un artista indubbiamente che pone attenzione al gesto, ma l'altro elemento è il colore. Un altro elemento fondamentale nella sua opera è il colore. Infatti tutti
le variazioni cromatiche di Yuchuan si ispirano alle variazioni riscontrabili in natura, quindi ad esempio le venature dei marmi oppure gli effetti della luce che si rifrange nell'acqua, perché per l'artista i colori naturali incarnano la vita e dunque riprodurre i colori naturali significa in qualche modo riprodurre la vita e devono quindi essere in tutti i modi applicati in pittura. Dunque abbiamo visto come da una parte il gesto, da una parte il colore, sono questi i due ingredienti che sapientemente miscelati creano queste opere così suggestive e potenti. Dunque i linguaggi dell'arte in questa carrellata veloce vi ha dato la possibilità, come dicevo prima, di osservare indirizzi stilistici e linguistici diversi, tutti scaturiti dall'inesauribile serbatoio della creatività umana. Però a mio parere è anche una mostra che ci conduce all'interno un po' dei processi creativi che hanno poi originato le opere. Quindi io vi auguro un buon proseguimento, lasciandovi con una frase molto suggestiva di Francis Bacon sul valore della creatività. Francis Bacon infatti ha affermato che il processo creativo è come un cocktail esplosivo di istinto, abilità, cultura e soprattutto di inventiva febbrile, quindi da questa miscela nascono poi opere belle come quelle di stasera. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento. Thank you.